Buongiorno amici di Star Bikers, siamo oggi sul circuito del Sele dove la Tutti in Pista Racing School ha organizzato un favoloso corso di pilotaggio con la presenza di Lucchinelli e Ricci. Lucchinelli ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è un pilota che ha vinto il mondiale GP500 nel 1981, come non ha bisogno di presentazioni per tutti gli amici che già lo conoscono, Roberto Amic. Per quelli che non lo conoscono, Roberto Amic è un pilota non più giovanissimo che però può vantare nel suo palmarès varie presenze al trofeo Triumph 675, vincitore del trofeo del Mediterraneo nelle passate edizioni, oggi mette al servizio di tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso della pista, scusate il gioco di parole, la sua esperienza e organizza questo bellissimo corso che si tiene su vari circuiti campani. Oggi siamo qui a Battipaglia. Roberto, qualche impressione su questa giornata odierna con queste presenze così rinomate? C'è la necessità di portare dei grossi nomi qui in Campania e sul circuito del Sele come prima tappa, perché ne faremo altre durante l'anno, sempre con Lucchinelli e Ricci, anche con altri nomi, ne verranno altri ancora. Ma in questo caso abbiamo iniziato a Battipaglia perché era il circuito ideale, il circuito di casa dove la scuola ha sede, dove c'è la mini GP School con i bambini, ci sono tanti amici, ormai il percorso di tanti di loro si è avviato e ci ritroviamo ad ogni manifestazione con sempre più piloti che partecipano ai nostri eventi, anche perché c'è sempre un fondo di gioco. In effetti noi non facciamo gare, non dobbiamo, nessuno ci paga per fare questa cosa, è uno sport, è una passione e lo facciamo con passione e dobbiamo tenere sempre presente questa informazione, questa nozione, perché i ragazzi che vengono a correre in pista per divertirsi lo devono fare proprio per questo motivo, per divertirsi. In pista si gira in sicurezza, si gira protetti, senza ostacoli, e si impara una tecnica che riportata poi non in maniera totalitaria, ma riportata in parte per strada, aiuta a sensibilizzare l'uso dei comandi, i riflessi, per cui la pista ci insegna a guidare realmente e quindi ovviamente si riducono i rischi di incidenti, ma questo ovviamente mi sembra fondamentale rispetto a quello che abbiamo detto. Allora Mirko, qual è la cosa più importante quando si va in moto? Mettersi il casco. Allora, buongiorno a tutti e auguri soprattutto in questa prima uscita del 2013 a tutti i motociclisti sportivi e mototuristi. Allora, il 2013 come Comitato Regionale della Campania abbiamo la novità di avere questa scuola Tutti in Pista, diciamo, organizzata da Roberto Amic, nostro istruttore guida veloce FMI, e con queste giovani leve che faremo un campionato interregionale categoria mini GP. E nella giornata di gara, su quattro appuntamenti, implementeremo anche con la mini moto, che da qualche anno era assente sempre sugli stessi circuiti, e al due categorie scooter. C'è un progetto che però di cui dobbiamo avere ancora l'autorizzazione da Roma, da manifestazioni territoriali, per fare anche un trofeo di accelerazione che probabilmente però potrà essere fatto anche all'esterno degli impianti, e vedrà poi nel 2013 le attività consuete di cui siamo già leader nel centro-sud, quindi il campionato regionale di motocross, il campionato regionale di enduro, faremo anche un trofeo di trial. E siamo in attesa di organizzare di nuovo la Gincana d'epoca con veicoli d'epoca e moderni, quindi è un anno molto impegnativo. Fondamentale è la presenza degli istruttori di guida veloce come Roberto Amic, degli istruttori di guida fuoristrada di cui noi abbiamo per il motocross e il mini enduro Rocco Zoccola, e stiamo aspettando i nuovi bandi 2013 per formare altre persone. Tutto parte da qui. Poi il reclutamento, abbiamo già previsto due appuntamenti quest'anno davanti ai centri commerciali, cioè noi saremo presenti come FMI con diciamo la CSAS, che sarebbe la Commissione Sviluppo Attività Sportive, per il reclutamento delle giovani leve. Quindi noi faremo sapere che a Battipaglia
in modo stanziale ci sarà la scuola di mini GP e a San Cipriano Picentino, siamo d'accordo con il comune, a breve dovremmo definire questo tipo di accordo, per fare la scuola di mini enduro, diciamo la scuola fuoristrada. Ecco, così noi abbiamo un punto fermo, abbiamo gli istruttori e abbiamo gli impianti, questo è fondamentale, cioè se noi vogliamo andare a far nuoto sappiamo che le nostre piscine sono lì, per fare l'attività motociclistica abbiamo necessità di avere impianti ed istruttori. Antonio, le tue impressioni su questo corso? Che dire, sicuramente è stata una bellissima giornata, lo dico sia come membro del team Tutto in Pista, perché l'organizzazione, diciamo, è stata molto bella, molto tranquilla, sciolta, e anche come partecipante a questo corso, perché l'ho trovato sicuramente molto istruttivo, è stato davvero molto, molto bello, sono soddisfatto. Una giornata bellissima, entusiasmante, con due grandi campioni, e speriamo che si rifaccia presto qualcosa del genere. Ma innanzitutto vorrei ringraziare tutti, perché ci siamo veramente due fantastiche giornate, il tempo è stato bello, quindi ci stiamo divertendo anche noi, sia io che Marco, sai, stiamo girando in moto, che è la cosa che ci piace, e quindi sai, quando le fai con passione, giri in moto, ti diverti con qualsiasi moto che ti danno. Siamo venuti giù con molto piacere, capito, che abbiamo conosciuto Roberto e tutti i ragazzi, stiamo iniziando adesso questo rapporto di collaborazione con loro, e appunto stiamo vedendo di tirare fuori qualche ragazzino nella mucchia, qualche ragazzino valido che c'è, ne abbiamo visti anche adesso girando assieme, che sono veramente, ce ne so che c'è, che sono bravi, poi che bambini si lavora bene, perché ti diverti, capito, vedi te stesso 40 anni fa, quando anche 50, quando eravamo piccoli, capito, quindi bello, ci stiamo divertendo. Ma io mi diverto a fare questo mestiere e mi diverto ad andare in moto in generale, sono uno che fa 20.000 km per strada e poi in pista è dove mi diverto di più, perché è più sicura, non hai nessuno che viene contromano e hai la possibilità di trasmettere a qualcuno quella che è un po' stata la tua esperienza, quindi mi diverte tanto, mi diverte molto con i ragazzini, è la prima volta che lo vedo oggi e so che mi divertirei, anche perché ho tre figli, dei quali l'ultimo di soli 3 anni, gli ho già comprato la minimoto, ma non credo che abbia la voglia di andare in moto, purtroppo io ne ho fatti 3 e di 3 non ci sono... Insomma, Lucchinelli è come Paganini, non si ripete. Non ce l'ho fatta, ci sono stati altri piloti come Graziano che correva con me, ha fatto Valentino, Aslam, parecchi, quasi tutti hanno i figli che corrono. Io citerei, mi piacerebbe, anche perché mi piacerebbe che usasse la moto, ma che la usasse in pista e non per strada. Quindi sei un po' alla ricerca di un figlio adottivo, motociclisticamente parlando. Sarebbe bello poter dedicare un po' di tempo ai ragazzini, perché sono ancora puri, non sono ancora rovinati come noi grandi. È tutto qui dal circuito del Sele, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo evento. Ciao!